Mamma mia, quanto mi mancava sta postazione, che poi non è una postazione, è la scrivania con computer, con microfono, che è un po' aggiornata, però vabbè. Qual è il miglior modo per presentare il canale se non quello di leggere i miei vecchi video? Io sono 93 e benvenuti nel mio canale. Oddio, pare da intro di quei... Cioè, avete presente quei canali dove recensiscono prodotti tecnologici oppure applicazioni, eh? Pare la intro di quel canale, però non è questo il caso. Oddio, non credo, ecco. Sì, farò la reazione ai miei vecchi video. Sì, ho già dei video. Però il problema è che non ho ancora una presentazione del canale. E sì, potrei risultare un po' maleducata perché neanche sapete chi sono, non mi sono presentato, non ho detto nomi, non ho detto niente. Però io sono Christian, ho 23 anni. So di Roma, oh! Vabbè. Diciamo che non ho mai avuto la voglia di fare una presentazione del canale perché, oddio, sono un po' introverso, ecco. Però già comunque che sto parlando alla telecamera, cioè a voi, questo è un bel passo avanti per me. Quindi va bene così. Perché ho scelto 93? Perché? Bella domanda. Vanta deriva dal mio cognome, che è vantaggio. 3 perché è il mio numero più o meno fortunato. Ma lo dico fortunato perché ho a fortuna proprio. 3 anche perché oltre ad essere il mio numero preferito, il mio numero fortunato, è anche il mio giorno di nascita. Qui su questo canale porterò soprattutto gaming, reaction, come ad esempio in questo caso, anche vlog volendo, un po' quello che mi piace. Non so se magari vi volete iscrivere al canale, mi fate un piacere. Lasciate anche un like. Io vi aspetto, io sto qua. Quando avete fatto, ditemelo. Avete fatto? Dai, che avete fatto, sì, confido in voi. Allora. Iniziamo subito ad andare sul mio canale, ovviamente. Eccolo qui, grafica aggiornata, tutto aggiornato. Bene, iniziamo subito con questo qui, il primo video. Che sarebbe il trailer, ma in teoria non è neanche un trailer del canale. Perché non parla per niente di me. Ovviamente lasciate like. Editing stupendo, tra l'altro. Lag assoluto. Registravo con un computer che vi dico fermatevi proprio. Va bene. Ok, già avete capito più o meno l'editing che ho fatto, ecco. Allora, questo, raga, questo, la intro è pazzesca. Non so dove io abbia preso idea da questa intro. Questo non è il bello deve ancora venire. Fidatevi. Eccolo, eccolo. Che poi, tra l'altro, se vedete come sono vestito... Allora, questa, sto gilet è un gilet di quando andavo a scuola e facevo l'alberghiero. E quando andavo a scuola, questa era de sala, il gilet de sala. Vabbè, la divisa de sala. E vabbè, e ci potevo stare. Questa è tipo una classica polo bianca. Questo è il cappello da pescatore rosso che non si può guardare. Occhiali, questi occhiali. Questi. Poi, ah. Poi quello che c'ho in mano, guarda, vi faccio vedere. Allora, sta qua. Questo qui avevo in mano. Ed era la cosa più simile a una bomba tipo su Brawl Stars. Una fragola. Una fragola con le gambe e con le braccia. Bella. Bellissima. Woodbrew resta sempre a litigare. Direi che dopo questa cazzo... C'ha Iniziale. ragione, c'ha ragione proprio, quindi c'ha proprio ragione. Poi non mi chiamavo ancora Vanta, io ho avuto vari nomi, Chrisvage, Vanta, Vantage, Vantax e tutte queste cose qua. Alla fine mi sono deciso, forse. Prima di lasciarvi al gioco, vi invito a iscrivervi al canale e a Ovvio. commentare Fatelo pure voi. e a lasciare un like. Di aprire i bauli, però siamo.
Io interrompo sempre il video, ma cioè, raga. Allora, da notare la fotocamera, la webcam enorme che copre tipo un quarto dello schermo. Uno. Due. Cosa, cioè, nel senso, la fotocamera stava tipo alta, quindi mi si inquadrava solo la testa. Poi stavo sempre con la testa bassa. Ma perché? Poi non parliamo di quegli scriviti là sopra. Orrendo, brutto, che copre anche quello un quarto di schermo. In questo controller preferite, Ok. allora fai non Toyota, no, si chiama Toyota. Oh, ci pure quello Toya, uno Ma io schermo. mi ricordo a Brawl Stars, ero pure abbastanza bravo, devo Grazie, dire. Soprattutto con oh. i brawler quelli dalla Allora, distanza, ci vuole tipo quest'altro. quello con l'arco, non mi ricordo come si chiama, perché Ce l'ho quasi. che sto sti persi, Controller. oddio, raga, ma non si può guardare sta webcam che mi inquadra solo i capelli, ma dai, ma. Ragazza, sta mi cava male, eh? C'è uno qua dentro che muore, fa per È morire, quello salta là con l'arco, è caduto, quello che è appena raga. morto. Non vorrei. Ho vinto qua, sì. Sì. E dai, così. Gobbo perché pure Bo mi piace. Andiamo Boh, avanti, fa ecco, un'altra boh. partita. Grazie. Oh no, 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 bu, 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 bu. Sono morto. E levate questa Mamma mia. cassa mia, Che muori. editing video Guarda che sei morto, dai. pazzesco, Scappa. incredibile. Muori. Guarda che sei morta, dai. Guarda che sei morta, dai. Mamma mia, era un Guardate. fenomeno. Allontanate subito. Ma che Ecco, sta. ho parlato. Scusami, no. Ma na, na. Namar prossimo. Questo qua. Pure questo, intro fantastica. Con questo rumore di sottofondo. Al bacio. Vediamo un po'. Tiè, senti che rumore qua. Oggi registriamo un bel. Poi io sento il rumore, ma pure il video non è. Non so quanti frame ci stanno su sto video, ma penso siano due o tre massimo. Cioè, tutto sgranato. Se Tu può che cosa guardare. possiamo registrare però? Ciao. Mamma mia. Mamma mia. Questa voce, che è la mia, l'ho registrata col telefono. E con tipo un'applicazione che puoi modificare voci, vabbè, le solite applicazioni, quelle che trovate su Play Store, facile. E niente, l'ho usata per fare sta cosa. Non mi chiedete perché, non lo so. Ma poi senti che casino. Bumblebee su Minecraft. Devi fare la maria in Minecraft con me. Ci siamo Esatto. capiti? Se no ti ammazzi il criceto. Ti ammazzo il criceto. E perché proprio il criceto? Io non ce l'ho un criceto. Non importa. Fallo. Va bene, la faccio. Ma bella a tutti, ragazzi. Ovviamente, come sempre, l'overlay che prende metà video, metà schermo. Nome enorme che. Se non sbaglio è pure un po' decentrato rispetto alla webcam, quindi ancora più fastidio. Capire Minecraft perché me l'ha detto lui. Fatti gli scherzi, questa famiglia sarà la serie principale di questo canale perché a Minecraft io ci gioco molto molto tempo, quindi diciamo non sono abbastanza esperto tra virgolette, visto anche gli ultimi aggiornamenti con i nuovi blocchi, quindi Nuovi so un po' blocchi. tutto. Dov'è questo maialino? Raga, invisibile, maiale invisibile, hashtag maiale Classica invisibile, qua canzone sotto nei di un commenti, ma canale che su giorno l'ho YouTube. visto una. Cioè, chiunque ha usato questa canzone. Dato che diciamo gioco abbastanza tempo, come vedete la difficoltà è difficile ed è bloccata, quindi non posso Come ecco, via, cambiare. vedete, cioè, sì, si potrebbe un po' vedere qua perché comunque quando la blocchi il pulsante diventa tipo scuro. Il problema è che non si vede che c'è sta lucchetto qui di solito, no? Sotto la webcam. Solo che il problema è che non si vede perché c'è sta overlay gigantesca che troppo, cioè è troppo, è troppo. In nessun modo. Ah, senti che bello il rumore dell'acqua. Non è bello perché comunque sotto c'è sta tipo rumore tipo metallico, quello che è un fischio, non lo Se attivate qui sotto la campanellina, ci saranno cose magiche. Ispirate. Esatto. Cosa giusta che ha detto? Se attivate qui sotto la campanellina, succederanno cose magiche. Fidatevi. Magari se vi iscrivete pure, volendo, succedono cose ancora più magiche.
Facciamo anche una squadra. Tre ore per costruire un piccone. Oh, qua è notte, eh? Lagga come non so cosa. Quando cerchi le pecore, non le trovi. Esatto, sta cosa però funziona un po' con tutti, secondo me. Cioè, quando cerchi le pecore, non le trovi. Ma quando non te servono, le trovi tutte, di tutti i colori le trovi. È sempre successo così a me. Poi non so a voi, magari scrivetelo qua sotto, non lo so. Se non le cerchi, le trovi subito. Non trovo le pecore. Ma non è possibile. Questo pioma comunque ci devono stare le pecore. Esatto. Infatti sì, ecco, le avevo viste. Come faccio il letto? Che sto a fare? Cosa sto facendo? Che cosa stai a fare? Ma cosa stai facendo? C'è un cane arrabbiato che cerca di mangiare la pecora. Dormi. Mamma mia, disperato stava. Andiamo col prossimo video. Orribile. Manca qualcosa. Editing stupendo come sempre. Ora sì, ora va meglio con la maglia. Che mi sistema i capelli, che guarda che schifo che fanno. Tra pescatore. Iniziamo subito. Sto gioco è... Ma bello a l'ho tutti, provato. È bello, oggi siamo qui. Un po' vecchio, però è bello. Un simulatore di pesca chiamato The Fishing Club 3D. A me piacciono questi giochi, solo che non sono esperto di pesca. Quindi se sbaglio non insultatemi nei commenti, non linciatemi. Allora, non linciatemi. Benvenuto caro pescatore, mi chiamo Al... Perché parlavo così basso? E ti mostrerò come catturare non i pesci. Iniziamo però da qualche piccolo pesciolino. Cattura i pesci indicati nell'elenco qui sotto. Lenze tese. Allora, i tuoi premi sono 1000 bigliettoni, penso, non so come si chiamano. C'è scritto sotto, c'è scritto cash. Cri. Cioè, porti pure occhiali. Gettare l'esca è facile. Muovi il target con il mouse e fai clic con il pulsante sinistro del mouse per gettare. Lasciate un bel like e ritorno su questo gioco. Peschiamo un po'. Com'era? Come si chiamava il pesce? Il sarago, credo. Non mi ricordo come si chiamava il pesce, vabbè. Adesso aspettiamo che bocchi un pesce, ok. Oh, si stanno avvicinando dei pesci. Oh. Dato strappo alla lenza. Tieni premuto il pulsante sinistro del mouse per recuperare il pesce alla superficie. La lenzione è troppa, rilascia. Qua, che è un video tutorial? Lanciare canna e lenza ed eventualmente romperle. La lenza non è tesa sufficientemente, il pesce però scapperà. Scapperà. Di qui. Preso un pesce. Penso che ho preso un pesce. Incredibile. Ho preso un... No, non era quello giusto, va bene. Abramide russo piccolo. Questa è la tua abramide russo più grande finora. 250 grammi. Non male. Rovine del siero del latte in polvere. Trova un oggetto pescato. Questo è ingrediente per preparare le esche boilies. Perché? L'abbiamo preso. Bravissimo, Cristian. Ora puoi pescare un altro pesce. Perché? Ma poi non è perché la S così lunga ho fatto. Vabbè. Boilies. Vabbè. Un pesce. Oh, preso. Vieni qui. Ok. Ma perché stavo appoggiato così? Preso. Ma io in caso un fenomeno. Effetto a caso. Catturato, attenzione. Trovato un oggetto pescando. Ha tenuto 10 cash per un oggetto trovato, ok? Il sarago piccolo. 268 grammi. Buono. Buono. Ha raggiunto il livello. Io dicevo buono, ma non so se era comunque buono il peso. Io buono, ma... Buono. Ha raggiunto il livello 2. Fantastico. Fantastico. Nuova canna da pesca ho sbloccato il negozio. Allora, un po' di list di carne. Con questa esca catturerai i pesci più grandi in un batter d'occhio. Il bello è che pensavo di far ride. Adesso dobbiamo prendere, che dovevamo prendere? Cattura triotti rossi piccoli, uno. Quindi un triotto. Questa musichetta calma, mi rilassa proprio. Tanto è sera, chill. Non va bene questa musichetta. Ah, senti. Ecco perché parlavo così, perché era sera. Volevo fare tipo un video chill un po' per addormentare la gente, eh? Allora ho capito tutto. Lo sto laghetto, quasi ci vado veramente in questo lago. Perché? Pescano qualcosa? No, troppo.
Troppo. Sta malarzata, che sto a fa? Allora, cos'è la barra comunque, se non avete capito, è la barra che... Mo lo spieghi, alla fine del video spieghi quello che, come funziona. Là che ci sei? Ovviamente il lag non manca mai nei miei video. Ragazzi, il video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto. Come sempre, io vi ricordo che dovete lasciare like. Iscrivetevi pure al canale perché... Perché sì. Ci vediamo al prossimo video. Spero vi siate divertiti. Ciao.